È tempo di bilanci di fine anno anche per l'Arma dei Carabinieri. Il colonnello comandante provinciale Roberto Saltalamacchia, allora, la benemerita sempre in primo piano. Ci sono dei dati che fanno sempre paura alla popolazione. Sì. Quello dei furti, soprattutto in appartamenti, che sono aumentati, seppur di poco, di un 1,4%. Sì. Cerchiamo naturalmente di essere sempre più presenti sul territorio. Un aumento fisiologico che non intacca naturalmente l'attività di prevenzione e repressione dell'arma. Naturalmente questo ci spinge e ci spingerà anche per il prossimo futuro ad essere più presenti, ad avere incisività soprattutto nelle aree che sono cosiddette periferiche e distaccate, per dare sempre un segnale rassicurante alle comunità e soprattutto ai cittadini. Senta, i reati in generale invece sono aumentati quasi del 4%, sì, mentre le rapine sono diminuite nella stessa misura. È un dato molto importante, questo è significativo, la diminuzione delle rapine rispetto a un aumento limitato, molto limitato dei furti, ma questo comporta per l'Arma dei Carabinieri un ulteriore impegno, un'ulteriore determinazione a contrastare il fenomeno della microcriminalità e dei cosiddetti reati predatori. Cerchiamo naturalmente di dare il massimo, il nostro impegno nel contesto generale affinché questa sicurezza, questa legalità, questa percezione di onestà sia sempre più avvertita e sempre più presente nei cittadini della provincia di Arezzo. I carabinieri sono sempre fra la gente, però c'è anche un problema oggettivo in città, Piazza Guido Monaco. Anche nei giorni scorsi c'è stato un fatto di cronaca non certo edificante, ma c'è stato, diciamo, un sequestro che poi si è risolto nel migliore modo grazie all'intervento dei genitori, sì, di una bambina di 4 anni. Sì. E colonnello, come si fa in Piazza Guido Monaco o in altre zone della città? Piazza Guido Monaco è all'attenzione dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze dell'ordine. Gli aspetti che riguardano il servizio di prevenzione è costantemente alto. E infatti la presenza delle forze di polizia e l'intervento delle forze di polizia nell'immediatezza è naturalmente un fatto molto molto positivo. Con il tempo, con la presenza naturalmente sulla strada e con l'attività di immagine, naturalmente cercheremo sempre di essere presenti, ma soprattutto di dare quel segnale di sicurezza, di tranquillità che Piazza Guido Monaco, come tutta la città di Arezzo, merita.